Venezuelana, spiegateci un po' cosa fate, quali sono i vostri prodotti. Certo, la cucina che offre Cilantro Roll è una cucina etnica e facciamo basicamente tre prodotti. Il primo prodotto si chiama repa, è tipo un panino fatto di farina di mais senza lievito e fatto alla piastra. E si può farcire con carne, pollo, pesce, porchetta, c'è anche un'insalata di pollo, maionese, avocado, si possono anche aggiungere delle verdure. Tipo questa è la repa. Poi ho visto che c'è porzione di pastelito. Il pastelito invece si paragona con un panzerottino italiano, okay. Sono così piccoli, rotondi e sono farciti al momento solo con un trito di carne insaporito, più o meno lo stesso. Con la mozzarella? No, solo trito di carne. Solo trito di carne, si può accompagnare con delle diverse salse, tartara, piccante. Ok. È una bella birra. Ci sono i churros. Il churro per fine è un dolce, è di origine spagnola ma molto diffuso in America. E la nostra proposta viene farcita o con dolce di latte che lo stiamo promozionando qui in Italia perché non si conosce, o altrimenti con la Nutella, okay. La tradizionale Nutella. Ok, adesso Maria ha detto troppo. Dici qualche cosa tu pure. Che cosa posso aggiungere? Anche sulle birre, hai delle birre artigianali del posto? No, abbiamo delle birre sul supermercato e vendiamo anche una birra essenziale, questa tipo Peroni, tipo okay. Arrivare anche il nastro azzurro e l'aria. Ok, mi spieghi queste salse esattamente che cosa sono? Questa prima alternativa è una carne di vitello sfilacciata, okay. E poi condita con cipollo, aglio, peperoni, nello stesso modo si fa la seconda alternativa che è il pollo, okay. Come terza alternativa vedi il pesce, che è molto tradizionale nella nostra terra e l'abbiamo anche portata qui in Italia, e questo? Poi per fine c'è la porchetta che okay. Lavorerà. Perfetto, un saluto alla telecamera, al mio 3, viaggia Magusta, dovete dire, 1, 2, 3, viaggia Magusta, grazie. Allora, ai nostri microfoni Antonella dell'Enoteca Virgilio. Allora, dimmi un po' che cosa, perché siete qui innanzitutto? Allora, noi siamo qui per la Sagra del Grano, organizzata okay. da San Francesco e dalla Proloco di Corato. Siamo qui come stand della nostra enoteca perché proponiamo appunto sia vini che prodotti di vario genere, bomboniere, prodotti biologici, un po' una ripresa, prodotti tipici. Questi qua sono anche delle confezioni che usate per i matrimoni, esatto, diciamo, sì, giusto? Sì, vengono usate come bomboniere. Esatto, sì, confezioni regali. Grazie. Prego, ciao.